chiederò della prossima sfida concreta che mi aspetta, che è appunto il referendum, però se da parte vostra c'è qualcuno che ha qualche brevissima domanda da sottoporre, allora facciamo così, che venite, io non vi lascio il microfono in mano perché so come va a finire. Questo e poi la interrompo. Tanti difetti, ma ho preso di essere sintetico. Allora, due domande secche. Mi riallaccio a quello che diceva il collega Rosato, più sinistra, più credibilità. Dico una cosa ovvia, i partiti, i governi si giudicano sulla base di quello che fanno, non su quello che dicono. Arrivo alle domande per essere semplice. Allora, un governo di sinistra, sinistra-centro, cosa ha fatto sul fronte dell'evasione fiscale? L'evasione fiscale è valutata mediamente da tutti i partiti, 120-130 miliardi. Noi mi sembra che ne abbiamo recuperati 8, 9, quindi voglio dire, forse quello di 500 euro al mese sarà per 500 euro, giustamente, anche perché alla fine poi su qualsiasi cosa mancano i soldi. I soldi troviamo. Altra cosa, per quanto riguarda il discorso della corruzione, che forse è ancora peggio, anche quella è valutata sopra, abbondantemente sopra i 100 miliardi. Che cosa ha fatto questo governo? Cosa ha fatto questa sinistra? Grazie. A lei. Ciao. Mi chiamo Giuseppe Menucci, tanti mi conoscono. E io volevo chiedervi se non vi sembra che il dibattito che anche stamattina avete fatto sia un po', perché un po' troppo di politicismo. L'unico che ha parlato di temi concreti mi pare essere stato Rossi, e anche in parte si è spostato l'asse della discussione su un tema più di discussione politica interna. Io credo che se non ripartiamo dal blocco, e questo che mi chiedo, dal blocco sociale di riferimento che vogliamo tutelare, che vogliamo rappresentare, la nostra crisi di politica in generale continuerà a interessare, cioè 5 Stelle, bene o male, iniziano a rappresentare un blocco sociale di riferimento, hanno un blocco sociale di riferimento, sono i quarantenni, i trentenni, i ventenni, senza rappresentanza sindacale, che hanno la precarietà di spalle. Noi chi stiamo rappresentando? Non stiamo sparando anche troppo al nostro riferimento storico? Voglio dire, io non sono contrario né alla riforma costituzionale né al domani, anzi sosterrò con forza questa riforma costituzionale, ma se una parte del nostro mondo storico ci segnala dei problemi con la riforma costituzionale, è giusto intavolare un dibattito o prendere a sassate come sta facendo una parte del gruppo dirigente nazionale? Se la CGL raccoglie più di 3 milioni di firme, sarebbe il caso che ci fermiamo a riflettere un attimo su chi vogliamo rappresentare in questo paese? Il partito non serve solo per divulgare ciò che il governo fa e ciò che decide. Il partito serve innanzitutto per rappresentare gli interessi. Quando chiarirà il PD quali interessi vuole rappresentare? Scusate l'intromissione, forse sono l'unico non iscritto al PD, però ho sempre amato il PD e vorrei poter votare ancora con orgoglio, cosa che faccio fatica attualmente. Primo, Merola è stato rieletto a secondo giro, ma penso che più che abbia vinto Merola abbia perso la propria. Credo che il partito, almeno a me, non è arrivato nei 15 giorni per convincermi, e credo che il partito deve riflettere anche su questo. Penso che il partito non possa vincere con i suoi iscritti alle strade. Scusi, ma non si
penso che il PD non possa vincere solo con i voti degli iscritti, ma con tutti quelli che hanno vita nella società civile. E quindi credo che bisognerebbe pensarci un po' meglio. Credo a livello nazionale questo. Mi spiace immensamente quando sento litigare, per me sono del prestigio, dopo che il partito ha fatto delle scelte, ha votato in Parlamento. Io non sono un costituzionalista, perché non posso veterinario, ma credo che se l'hanno votate erano lì con la testa. Non pensi che dopo sei voto su quanti tempo, un anno, è cambiato la Costituzione di quello che hanno scritto. È impossibile vivere così. E vi garantisco che non sono l'unico che lo pensa così. E chi? Come si fa a fare un partito che al suo interno ha 50% di persone che rompono le scatole quando è la sera o viceversa? Io non ho ancora capito chi è stato capace di vincere e chi è stato capace di perdere. E cosa vuole chiedere esattamente? Vorrei chiedere perché c'è questa situazione, perché questa società, questo partito non capisce che queste cose sono delle terre. E penso anche che tutte quelle persone che non si dicono, ma anche in Romagna, non so se si ricorda che ci sono quelle persone così, l'onestà è una cosa importante. E purtroppo io vorrei sapere quanto il provvedimento per me e perché invece continuo su questa strada. Quali parti rappresentiamo? Io credo che noi rappresentiamo gli interessi generali del Paese, innanzitutto, e che tutelando gli interessi generali del Paese tuteliamo anche le fasce, alcune fasce a cui ci richiamiamo storicamente. Allora, io credo che per fare gli interessi generali del Paese si debba innanzitutto far partire l'economia produttiva, anche attraverso la ed anche attraverso uno sforzo eccezionale naturalmente di innovazione tecnologica, perché è così che si fanno le cose. Noi lo diciamo da molto tempo, io credo che il Partito Democratico dovrebbe fare mettere in campo uno sforzo eccezionale in questo senso e in questa direzione. E questo è quello che chiedo, se questa idea è condivisa e se c'è uno spazio per poter fare questa cosa. Cercare di dare un impulso importante allo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro sistema. Scusate, mi sono impegnato. Buongiorno a tutti, Tommaso Migliaccio, un saluto di Libero Argentina Regionale. Come chi mi ha preceduto, non è un dire qualcosa di diverso, ma di complementare. Quando ci interroghiamo sulla classe sociale di riferimento, sul blocco sociale, mi chiedo se per caso non facciamo riferimento al blocco sociale di qualche tempo fa. Cioè, la società si sta sviluppando, si sta muovendo con una velocità tale che sfugge nel nostro schema. Ora, io vengo da una tradizione che chiaramente non è quella della sinistra classica. Quindi inserisco più elementi di problematicità che non risposte, chiaramente. Sicuramente bisognerebbe fare una riflessione anche su quelli che vengono chiamati, una volta vengono chiamati gli elementi sovrastrutturali, ma solo, perché noi cerchiamo di dare risposta a quello che pensiamo essere il nostro blocco sociale e poi vediamo che gli stessi vanno a votare 5 stelle piuttosto che altro.
Arrivi, vediamo che la sinistra vince con un accordo anche con il concetto produttivo rappresentato da Gnassi, vince con l'accordo di avvocati. Quindi, ecco, fate una riflessione più complessiva su questo. Giorni fa, presente anche l'amico Pietracento, era presente il nostro presidente nazionale in soppiano, la riflessione è stata anche sulla irrazionalità di Musa, su come non vi sia un nesso diretto tra le scelte politiche e la situazione esistenziale. Ora io dovrei essere l'ultimo a auspicare un controllo del partito sulla società, per amor di Dio, però anche quando penso alle esperienze storiche che sono nate in un ambito liberal democratico, al piano verde, al milieu de Roosevelt, quindi in contesti diversi da quelli della società democrazia classica, penso comunque alla necessità che la politica riprenda il proprio ruolo e che in qualche maniera guidi la società, non sia solo guidata dalla società. Cioè, va bene dare risposte, ma va bene anche suggerire. Anche perché, ricordiamo sempre che Weimar non nacque da un eccesso di potere dello Stato, ma dalla mancanza di democrazia. Grazie.